Assessore, torna a questo appuntamento davvero importante come la 24 ore di nuoto alla piscina provinciale. Lo scorso anno 1500 partecipanti, un grande evento anche con la solidarietà. Assolutamente sì, siamo qui per promuovere la seconda edizione di questo evento importante, un evento benefico che l'amministrazione comunale ha deciso di sostenere. 1500 partecipanti l'anno scorso, quest'anno cercheremo assolutamente di avere un numero superiore. È un evento che comincerà sabato 21 fino a domenica 22, dalle 12 del sabato fino alle 12 della domenica. Riccardo Fustinoni, dopo il grande successo della passata edizione, riproponete anche quest'anno questa 24 ore di nuoto, sport, solidarietà, un binomio vincente. Sì, sicuramente, è un aspetto che ci preme come club acquatico, è alla base del nostro progetto sociale di aggregazione. Come anche l'anno scorso, una parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza alla Casa di Cristina. Cerchiamo di coinvolgere tutte le società, associazioni, sia natatorie che invece di altro settore, proprio perché è un evento aperto alla cittadinanza e anche per far sentire che la piscina provinciale, che insiste sul territorio pescarese, è proprio vicina anche ai cittadini. Club acquatico che tra l'altro approfitta anche di questa occasione per presentare un altro evento. In effetti siamo proprio in procinto di partire per una nuova iniziativa che vede il nostro allenatore di riferimento, che è Marco D'Altrui, ex campione olimpionico e mondiale, accompagnare in qualità di allenatore la nostra squadra under 13, che è di ottima qualità, a un torneo internazionale che si svolgerà a Patrasso. Quindi partenza 19, ritorno 24 mattina. Questo a significare che sia l'associazione molto attiva anche nei rapporti con, in questo caso, con società dell'estero, ma anche che c'è un forte investimento e crediamo molto nel nostro progetto. Sì, consigliere Rapposelli, lei sin dal primo momento è stato sempre al fianco di questa iniziativa, coniuga sport e solidarietà. L'ho sposata appieno, non solo perché lo sport, diciamo, che mi accompagna, mi ha accompagnato anche nella fase mia di crescita personale, ma è proprio l'iniziativa meritoria in sé, perché c'è un connubio perfetto tra sport, solidarietà, socialità e soprattutto fine benefico, che è quello poi di devolvere i proventi a un'associazione tipo la Casa di Cristina, che fa veramente tanto bene. Per cui che benvengano queste iniziative, un plauso particolare al Club Acquatico, che sono il secondo anno che lo organizza.